La situazione a Senigallia, devastata dall'ondata di maltempo dei giorni scorsi, è ancora critica e la rosatese Elena Campagnolo, assessore all'ambiente della cittadina marchigiana, ci ha inviato questo appello del sindaco Massimo Olivetti. Sono Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia. Avrete certamente saputo della grande tragedia che è capitata nella mia città. Abbiamo gran parte dei nostri territori occupati da acqua. Abbiamo bisogno di liberare le cantine. In questo momento, in particolar modo, abbiamo bisogno di autospurghi per le strade, per i tombini, per le fogne e per liberare sia i primi piani delle case e che i sotterranei. Il problema è che in questo momento non troviamo nei nostri territori un numero di autospurghi sufficienti, per cui chi avesse a disposizione prego mettersi in contatto con noi. Ecco il numero a cui far riferimento per rispondere alle necessità dei cittadini di Senigallia. La stessa Campagnolo ringrazia i Veneti per quello che stanno facendo in questa emergenza. Vi ringrazio anche a nome del sindaco per tutto l'aiuto e la vicinanza che ci state offrendo. Grazie davvero.